Allora, coach Trieste, coach Stefano Bartoli. Allora, Stefano, è una partita che siete partiti bene, ma purtroppo poi vi siete separati e siete andati in un altro binario. Sì, sicuramente. Forse la bellezza, no? Così di allenare ragazzini così piccoli, che giocare in questa bellissima cornice all'aperto contro squadre sicuramente preparate, come nel caso di Pegli, sono esperienze utilissime. Non siamo riusciti sicuramente a fare quello che facciamo di solito, questo è il motivo per cui ci siamo disuniti, come hai detto tu. Quindi, vista la partita di oggi, quali sono gli aspetti da migliorare? Ma il discorso della grinta sicuramente, un po' non per trovare scusanti, ma insomma capisco che fare il viaggio, arrivare qui, giocare non è semplice, e sono sicuro che dimostreranno chi sono a partire dalle prossime partite. Adesso ai suoi ragazzi, sicuramente, non dico stasera, ma domani, cosa dirai in merito alla partita di oggi? Allora, forse sbaglio io, però li consideriamo ancora dei ragazzini e quindi cercheremo di vivere questa esperienza in maniera positiva, come momento di crescita e di divertimento. Certo, ne parleremo, ecco, per parlare proprio di saper affrontare squadre che hanno nei 12, ecco, dei ragazzini molto più grandi di noi di altezza. Sappiamo di essere piccolini e dell'aggressività dovremmo fare il nostro marchio di fabbrica. L'importante è divertirsi. Condivido in pieno. Se veniamo a Trieste, cosa che ci... ospitalità in senso di per mangiare, allora per mangiare, questo è un bel argomento. Allora, per mangiare io direi assolutamente, allora, abbiamo una minestra tipica che è la iotta, però è un po' pesantina, quindi io consiglierei gnocchi con dei vari sughi anche di selvaggina, e poi abbiamo le lubiansche, vari tipi di carne. Prendi a conto, cameraman, sì, anche perché questo conta. È importante che la partita... E poi abbiamo dei liquorini particolari da prendere. Quindi prendiamo gli gnocchetti alla... Sì, ma io consiglio selvaggina in generale. Selvaggina, sì. Allora Trieste e selvaggina. Grazie, coach. Grazie. Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Per il ritorneo. Ciao, grazie.